Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Da come potete capire e avrete letto anche dal titolo, andiamo ad aprire questo pacchettino, un bell'ordinino che ho fatto su Passione Unghie. L'ho fatto subito il primo giorno che sono uscite le novità. Ho guardato la diretta di Passione Unghie su Facebook, dove mostrano appunto le novità del mese e mostrano le offerte del mese. Quindi vi invito a guardarlo perché è molto, a me piace molto seguirli. E così poi dopo ho fatto ovviamente l'ordine. Direi di non perdermi in chiacchiere, di aprire. Perdonatemi, ho già provato a girare il video, ma non mi era piaciuto come era venuto, quindi l'ho cancellato e lo sto rigirando, quindi alcune cose non le vedrete proprio intatte, cioè non le vedrete proprio come mi sono arrivate, ma poi dopo comunque vi spiego. Allora, ecco qua, all'interno troviamo sempre il solito modulo di reso e restituzione, sostituzione che ho già tirato via, e qui dentro c'è tutto quello che io ho ordinato. Direi di tirare fuori tutto e poi vi mostro con più calma. Allora, ho cambiato l'inquadratura così magari riesco a farvi vedere meglio, più nel dettaglio le cose, ecco. Allora, per 5,99 € ho voluto riacquistare le tip. Queste qui sono quelle a ventaglio, in color natural, e le avevo già acquistate, mi sto trovando veramente veramente bene. All'interno ce ne sono 50 e troviamo appunto l'anellone che serve per tenerle unite tutte insieme, e le tip in questione sono queste qui. L'altra volta mi erano arrivate con la scritta nera, e infatti anche la bustina l'altra volta era nera, però cioè, l'importante è che mi sono appunto arrivate, mi servivano, e perché ne le ho quasi terminate, ne ho proprio giusto due, due, e quindi ne avevo assolutamente bisogno, e quindi le ho acquistate già che c'ero. Ce ne sono appunto dentro 50, 5,99 €, va bene, le trovate anche comunque dai cinesi, ecco, però io già che c'ero le ho acquistate. Poi questa bustina qua è molto 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 utile, molto carina da riutilizzare. Infatti vi mostro un attimo al volo, ecco qua, queste sono tutte le tip, vedete che io ho swatchato tutti i miei colori, li ho tutti insieme, sia i gel che i semipermanenti. L'ho acquistata apposta quell'altro perché volevo suddividere i gel i semipermanenti dai gel, quindi poi mi metterò e farò questo lavoretto. Allora, poi l'ordine prettamente è partito per queste due punte qui che assolutamente mi servivano. Allora, ho preso la punta questa qui, che è la punta carbide cono blu, il codice PU07, ed è questa qui. L'ho pagata 14,99 €, è fatta in questo modo, molto piccolina, dal sito sembrava più grande, ma sono contenta che è più piccola di come me l'aspettavo. E questa l'ho acquistata principalmente per fare le rifiniture quando mi faccio l'acrigel, per andare appunto a rifinire sotto l'unghia, andare a livellare il prodotto sotto l'unghia, ma si può utilizzare benissimo anche per andare a rifinire i lavori qua anche nel giro cuticole, perché comunque vedete com'è fatta appunto a cono, e quindi si riesce benissimo a utilizzare anche nella zona delle cuticole. La punta è arrotondata, quindi aiuta molto in questo lavoro, però io questa l'ho presa principalmente per fare questo lavoro qua. Comunque poi sul sito di Passione Unghie ci sono proprio scritti tutti i dettagli per ogni prodotto che hanno, quindi poi io ho guardato un po' tutte le punte, sono andata a vedere un pochino più quella che mi faceva più al mio caso. Poi ho guardato anche un po' di video, tanti utilizzano questa punta per questi lavori, e quindi sono andata sul sicuro, si sono trovate tutte bene, ne parlano bene, quindi ottimo. Poi ho acquistato questa punta qua a candela, sul sito si chiama Diamant Candela e il codice è PU15, e l'ho pagata 4,99 €, quindi poco. Eccola qua, adesso ve la mostro bene, eccola.
è fatta proprio sottilissima. Questa l'ho presa principalmente per andare a rifinire il giro cuticole una volta appunto terminato il lavoro di applicazione di gel o acrigel, ma guardando sempre video così su YouTube, tante si sono trovate molto bene, la utilizzano per andare anche a sollevare un pochino le cuticole, per poi andare a ripulirle bene. Quindi l'ho voluta acquistare, il prezzo era comunque abbordabile, quindi l'ho presa e vi farò sapere anche di questa come mi sarò poi trovata. Ora passiamo al pezzo più interessante. Ecco qui, questa è la novità di Passione Unghie. Sono dei semi permanenti gel UV colorati. Costano 6 euro, questi qui li ho pagati 6,99 euro l'uno. Ho preso tre colori, ne avrei presi di più, perché che ve lo dico a fare, i colori sono stupendi, ma mi sono veramente, veramente trattenuta. Questi sono autolivellanti e sì, appunto, catalizzano in lampada LED UV. E vi mostro come sono. Allora, il primo colore a parte, vabbè, parliamo un attimo del pack esterno, che è in questo rose gold bellissimo. Questa scatolina è stupenda, mi dispiace quasi buttarla. Qua di fianco, appunto, troviamo la descrizione: semi permanente gel UV colorato Marsala SPC 45. E ora vi mostro la boccettina, che io adoro, adoro. Allora, all'interno della scatoletta andrete a trovare poi questi bollini qua, che sono da applicare, cioè dobbiamo applicarli noi. Infatti, vedete, arrivano su queste cartine qui, sono da staccare, da andare ad applicare sul tappo. Sono bombati sono lucidi, lisci, e troviamo scritto appunto il codice del colore e anche la colorazione che andremo a trovare all'interno della boccetta. Quindi è una cosa molto utile per chi ha soprattutto questi semi permanenti nei cassetti, perché così dall'alto si riesce a vedere benissimo il colore. La boccettina è fatta in questo nero satinato bellissimo, è quadrata, sono sempre 10 ml di prodotto. Ecco qua, le scritte sono in rose gold. Qua troviamo l'etichetta con il colore e il nome del colore, e il manico del pennellino è fatto in questo soft touch, è più stretto rispetto agli altri pennellini degli altri smalti, perché degli altri semi permanenti, infatti gli altri sono fatti così più cicciottosi, e questi qui invece, diciamo, dovrebbero essere più ergonomici, ma io già stendendoli sulla tip mi sono trovata veramente bene a tenere in mano questo pennello. Quindi direi di passare a farvi vedere il colore. Io ho già fatto gli swatch sulle mie tip, così almeno poi ve le mostro. E quindi questo abbiamo detto che è Marsala. Ho preso tre colori prettamente, prettamente autunnali. Allora, eccolo qui, ha una densità, cioè non è molto, molto, molto denso. Eccolo. E questo è il colore, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ho dovuto accendere la ring light, spero voi capiate qualcosa. Adesso ve lo mostro comunque anche nella tip, perché magari si riesce a capire meglio. Eccolo qua, questo qui è Marsala, è un bel colore scuro autunnale, ha all'interno una punta di bordeaux, ma una punta anche di marrone. È stupendo, bellissimo, elegantissimo questo colore. Eccolo qua, questi si chiamano, mi sono dimenticata, semi permanenti premium. Infatti sul sito andate nella sezione dei semi permanenti e poi trovate una sottosezione con scritto premium. Lì troverete tutti i colori che al momento hanno appunto messo a disposizione. Quindi questo qui è Marsala, bellissimo. Passiamo all'altro colorino che ho preso ed è cacao, l'SPF 69. Anche questo è un colore magnifico. Sposto già qui la tip, già potete vedere che è scurissimo. Ecco qui il suo bollino. Qua voi, cioè, dall'anteprima sembra quasi
nero, ma è proprio il color cioccolato, proprio un cioccolato. Avete presente cacao fondente? Ecco, è quello lì. Allora, questo è il pennellino. I pennellini mi sembrano un pochino più piccoli rispetto ai classici pennellini dei semipermanenti, però non vorrei sbagliarmi. E questo è il colore sulla tip. Avevo fatto nel video che, cioè, quando l'avevo girato prima, avevo fatto io proprio la stesura così, ma devo dire la verità, registrandola, ma non mi è piaciuto come è venuto, quindi ve li beccate già stesi. Magari la prossima volta li stendiamo insieme i colori, però non mi era piaciuto proprio come era venuto il video. Comunque questo è proprio un color cioccolato, cacao, fondente, scurissimo ed è bellissimo anche questo. L'ultimo colorino che ho preso è cannella. Questo colore è il codice SPC68 e io di questo colore me ne sono letteralmente innamorata. Non potevo non prenderlo. Ecco qua. E questo è il colore. Beh, è abbastanza sì, fedele questo. Questo si riesce a vedere un po' meglio perché non è scurissimo come gli altri, anzi, è più un nude sul rosato, ma anche questo all'interno una punta di marrone, ma è qualcosa di fenomenale, bellissimo. Sicuramente sarà il prossimo colore che andrò a mettere. Cioè, è meraviglioso questo colore qua. Bello, bellissimo. E quindi questi qua sono i tre colorini che io ho preso, come vi dicevo, tutte colorazioni comunque autunnali e tutte sulle tonalità comunque del marrone, marroncino, ecco qua, ve li rimostro. 1, 2 e 3. Ecco qua, i tre colori. Li ho messi anche in scala. Allora, questo qui è Marsala, dal vivo risulta più chiaro. Voi adesso, io in anteprima qui lo vedo scurissimo, ma è più chiaro. Non so, sfalsano tanto. Se riesco, a fine video vi metto anche magari una foto per vedere se magari con la foto si riescono a percepire un pochino meglio i colori. Però ecco, io li trovo adorabili, bellissimo questo è scurissimo e li trovo anche bellissimi insieme, tutti e tre insieme, cioè bellissimi. Vediamo l'omaggino che mi hanno dato. Sicuramente sono glitter, ne ho tantissimi. Wow, bellissimo, sono questi glitter sul... Cioè, ci sono, ecco, mi sono già riempita. Li troviamo. Ci sono sia dei glitter sul blu, ma anche sul verde, sul viola. Cioè, guardate che meraviglia! È un mix di colori stupendi. Adesso non so se percepite i vari colori dal video, ma vi assicuro che ci sono questi tre colori all'interno: il verde, il blu, il viola. Belli, non li avevo, bellissimi. E adesso sono già piena, piena di glitter. È un amore e odio con i glitter, non so voi, ma è amore e odio. Nulla, ragazze, io ho terminato qui il video. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Se è così, mi raccomando, mettete un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e se vi va, lasciate anche un commentino. Io vi mando un grosso bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!